schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch da fare nella clubhouse, quindi con le moto. Allora, per fare questo money glitch innanzitutto dobbiamo compiere il primo bug. Il primo bug in che cosa consiste, ragazzi? Consiste nel aprire il cellulare e avviare un colpo Domus Dei, riaprirlo nuovamente, riavviare nuovamente un colpo Domus Dei e attendere il caricamento che ci comparirà in basso a destra quando ci dirà 2D4, 3D4 e compagnia bella, insomma ragazzi, quel caricamento lì. Se non lo farà, perché ci può stare che non lo fa subito, fate come ho appena fatto io, riaprite il telefono e rifate il reload del conteggio, ricaricate il conteggio. È abbastanza semplice ragazzi, quindi attendiamo. Come vedete a me ancora non lo carica, però comunque sia dovete avere pazienza. Io adesso rifaccio il reload del caricamento della missione, insomma, con la speranza che comunque riavvii il caricamento. Il bug lo potete fare dove volete, anche fuori da casa. Io lo sto facendo fuori da tutto, dagli uffici, quindi potete farlo anche in strada il bug. Non è necessario farlo nella Maze Bank oppure nella Clubhouse oppure dove cazzo vi pare a voi. Come avete visto è comparso il numerino. Che cosa dovete fare? Subito tasto Start, 3 volte freccia sinistra per essere più rapidi. Andate sul PlayStation Store, vi fermate qualche secondo sulle Sharp Card e dopo uscite. Come vedete ragazzi, ho lo stile buggato e quindi sono pronto a fare il glitch. Può succedere alcune volte ragazzi che quando ritornate in sessione non vi faccia più muovere, però il glitch è perfettamente funzionante. Dovete semplicemente cambiare sessione e ripetere il glitch. È capitato anche a me. Quindi andate al vostro deposito veicoli speciali, prendete un veicolo speciale, uno qualunque, non c'è necessità di un veicolo particolare, lo mettete fuori dal deposito veicoli speciali e il gioco è fatto. Come vedrete scomparirà. Dopodiché vi dirigete nella vostra clubhouse. Una volta che siete arrivati alla vostra clubhouse, entrate nella clubhouse e dentro la clubhouse dovete avere la moto che volete duplicare. In questo caso ragazzi non duplicate Oppressor perché tanto non serve a un cazzo, ve lo dico prima. Quindi nella clubhouse avremo la moto che vogliamo duplicare e io consiglio la Diabolus, che è una moto che comunque paga abbastanza. Quindi a questo punto prendiamo la Diabolus o la moto che vogliamo duplicare e entriamo nell'officina. Allora, nel Motorcycle Club dovete avere anche tante faggio quante duplicazioni volete fare, mi raccomando ragazzi. Io qui non ne ho, infatti vado a sostituire con una di queste che ho di moto, facendo conto che sia una faggio. Qui cambio ragazzi il colore, cambio la livrea giusto per farvi vedere che diciamo che il clone è diverso, anche per capire bene io qual è il clone che ho appena fatto. Quindi andrò a mettere un colore diverso, una livrea diversa per capire bene che cosa sto facendo. Comunque quello che dovete fare voi è entrare nell'officina e fare un cambio luci, perché alcune moto non hanno targa, quindi cambiate semplicemente le luci e poi uscite fuori dall'officina. Una volta che siete usciti fuori dall'officina vi ritroverete la moto duplicata nella clubhouse. Come vedete qui è quella per terra, però adesso io come li cambierò di posto
perché in pratica è di questo colore, perché in pratica che cosa è successo? È successo che alla prima modifica si è duplicata. Quindi per questo dico cambiate solamente i fari. Quando io adesso la sposto cambierà di colore. Adesso vi renderete conto da soli. Come vedete è diventata come l'altra. E a questo punto che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo montare su quella che è qui, insomma, non sull'altra che abbiamo tirato fuori. Entreremo nell'officina e ci butterà fuori automaticamente dall'officina. Dopodiché apriremo il telefono, ci uniremo al colpo di Lester che ci porterà all'Eclipse Tower. A questo punto, ragazzi, basterà scendere in strada, avremo la nostra moto duplicata e la potremo riportare tranquillamente nella clubhouse e sostituirla con un faggio. Allora, questo glitch è per poveri, diciamo, per poveri, neanche tanto per poveri, perché comunque per comprare una clubhouse ci servono un minimo di soldi, ci servono, però diciamo che è un buon glitch per chi ha veramente pochi soldi, quindi sfruttatelo come glitch. L'ho postato apposta per le persone che hanno pochi soldi e che magari non possono permettersi di comprare la Maze Bank o altre cose, quindi è abbastanza buono come glitch. Se avete domande, commentate sotto nel video, sarò felice di rispondere alle vostre domande, a patto che non siano domande del cazzo. Questo ve lo specifico. Che altro dire, ragazzi? Il glitch è questo, approfittatene perché c'è questo after patch. Ho intenzione di provare il glitch delle auto nell'Arcadius perché alcuni mi dicono che si comporta in maniera diversa, quindi lo andrò a provare e poi vi dirò e vedremo come andrà questo glitch nell'Arcadius. Come vedete abbiamo il clone, non ho nient'altro da aggiungere, ragazzi. Spero che il glitch vi piaccia, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Questa è la data in cui ho girato il video, data e ora. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti! No mercy.